Mister, una sconfitta pesantissima, mai si era verificato nella storia del Gela di subire un passivo così pesante. Le chiedo di chi le colpe? Quando si subisce così, credo che il primo a farsi un esame di coscienza sia l'allenatore nella preparazione della gara. L'altro pensiero è che noi, il mio primo pensiero va ai miei tifosi, ai nostri tifosi che si sono, dobbiamo chiedere scusa a loro che si sono fatti 20 ore di pullman come noi e hanno subito questa umiliazione. Questo è il primo mio pensiero. Poi le colpe in questo momento noi dobbiamo lavorare, ricombattarci perché il campionato è lungo e ci dobbiamo far perdonare dai nostri tifosi. E solo con il lavoro e la compattezza si può recuperare quello che è successo. Avete affrontato la squadra attualmente più in forma del campionato. Possiamo dire di contro che la Frattese ha affrontato una squadra scarica sotto tutti gli aspetti? Sicuramente si sono affrontate due squadre che erano in momenti opposti. Io credo che la Frattese veniva da 2 mesi di un mese di difficoltà, una squadra costruita per vincere il campionato e noi che sappiamo tutta la nostra storia, siamo partiti il 4 settembre dopo una sosta, abbiamo recuperato tutti i giocatori perché avevano la voglia di giocare ancora. Nel Gela Calcio abbiamo preso due o tre giocatori, l'unico giocatore che aveva fatto il ritiro e veniva da una squadra era Gambuzza, gli altri abbiamo preso giocatori importanti, però senza una base fisica. Credo che questo lo stiamo pagando, però non dobbiamo cercare alibi, noi dobbiamo ricombattarci, dobbiamo lavorare, sappiamo che siamo in difficoltà con la nostra gente perché ci ha sempre sostenuta. Però credo che questa squadra, io dico sempre che noi sappiamo come siamo partiti e sappiamo come vogliamo arrivare. Io garantisco alla gente che questa squadra a maggio darà grossissime soddisfazioni, però in questo momento abbiamo bisogno di loro, del loro sostegno. Sappiamo che dobbiamo fare di più, però io credo che questi ragazzi fino ad oggi 10 partite, ne hanno persi due, si sono fatti sempre rispettare. Sappiamo che ora in questo mese ci dobbiamo stringere ancora di più, dobbiamo essere un tutt'uno. Io ho detto le prime due cose, la forza nostra deve essere il lavoro e la famiglia. Io credo che abbiamo bisogno di tutti perché veramente oggi siamo un po' in difficoltà, però solo con l'unione di intenti e con un po' di sacrificio in più possiamo superare questo mese di novembre e poi sicuramente la società sa cosa deve fare per onorare, per portare più in alto possibile questo Gela.